Presidente, si tratta di una delibera attesa su cui si è lavorato molto e che ha presentato diversi profili di complessità, in quanto si tratta di un caso in cui, a seguito del fallimento della cooperativa che aveva realizzato piano di zona B4 Castelverde, si è verificata una situazione stava portando alla escussione di mutui da parte della Unipol Banca e a un eventuale rischio di sfratto per famiglie all'interno del piano di zona. Cerco di spiegarla nella maniera più lineare possibile. Nel 1998 la costruzione edilizie europee ha usufruito del finanziamento pubblico ha usufruito anche del diritto di superficie sulle aree comprese nel piano di zona B4 Castelverde. La costruzione edilizie però, nonostante fosse destinata a finanziamento pubblico secondo la legge 118 dell'85, all'interno di tutto un piano straordinario di edilizia agevolata, di cui al primo comma si prevedeva che i soggetti interessati fossero tenuti a presentare domanda entro un certo periodo e poi a ricevere eventuale finanziamento, la società è stata portatrice di un finanziamento ai sensi di questa legge. In seguito però, la stessa società ha contratto un mutuo ordinario con la Unipol Banca e invece di usufruire del finanziamento pubblico ha usufruito quindi di un mutuo ordinario con una banca. A questo proposito faccio notare che la Unipol Banca non era nemmeno tra le banche in elenco con i quali era possibile eventualmente contrarre mutui. Quindi tale istituto bancario, ripeto, non era accreditato né convenzionato con il Ministero delle Infrastrutture e quindi non era possibile contrarre con essa il mutuo bancario che invece la società costruttrice ha contratto. A seguito di tale atto, nella nota richiamata anche dal Ministero delle Infrastrutture, si può quindi dichiarare che l'intervento edilizio è stato realizzato senza il contributo statale. A questo proposito occorre far notare che la giurisprudenza ha precisato che una cooperativa edilizia è qualificabile come sovvenzionata dallo Stato solo quando abbia costruito con il contributo dello Stato, ossia abbia in concreto fruito del contributo medesimo, restando irrilevante la semplice possibilità di ricorrere al finanziamento pubblico o, come nel caso di specie, la stipula di un mutuo agevolato contratto con un istituto bancario a condizioni più favorevoli ma senza contributo statale. In pratica cosa è successo? Nel momento in cui la società ha scelto di contrarre un mutuo con Unipol Banca sono di fatto decaduti i suoi diritti, e quindi l'intervento edilizio è stato realizzato senza il contributo statale. Quindi, sotto il profilo amministrativo, è stato violato il presupposto vincolante che ha dato concessione che ha dato luogo alla concessione del diritto di superficie in favore delle costruzioni edilizie europee, vale a dire che la mancata utilizzazione del finanziamento pubblico porta alla caducazione ex tunc della convenzione per mancanza del requisito giuridico che giustificava la concessione del diritto reale. Cioè, mi spiego meglio, dal momento che la società Costruzioni Edilizie Europee non ha utilizzato il finanziamento pubblico, di fatto
La convenzione che legava il comune e la società stessa decade ex tunc, dal momento che manca il requisito giuridico, cioè la società edilizia, l'intervento edilizio, scusate, viene realizzato senza il contributo dello Stato. Però mi scusi assessore se la interrompo, chiedo cortesemente un po' di silenzio in aula, sia da parte dei colleghi che da parte del pubblico, e vi prego di ascoltare con attenzione le parole dell'assessore, grazie. Prego. Il principio della caducazione ex tunc del titolo civilistico porta al travolgimento di tutti gli atti susseguenti leggo direttamente dalla delibera, porta alla conseguente caducazione della formalità successiva, ivi compresa la predetta iscrizione ipotecaria a favore della Unipol S.p.A., con cessazione di validità della medesima ex tunc, avendo l'iscrizione ipotecaria natura costitutiva e non dichiarativa. Cerco di spiegarmi ancora con maggior chiarezza. La società ha contratto un mutuo ordinario con una banca non in elenco, e non un mutuo agevolato. Di fatto, quindi, si dice qui in questa delibera che l'intervento edilizio viene realizzato senza il contributo statale e quindi decadono di fatto tutte le caratteristiche che permettevano alla stessa società di realizzare l'intervento. Quindi abbiamo una doppia violazione sotto il profilo amministrativo e sotto il profilo civilistico. Infatti, il mancato avverarsi dell'evento dedotto in convenzione, cioè il fatto che non è stato utilizzato il finanziamento pubblico, comporta... Però chiedo veramente la cortesia, soprattutto tra il pubblico, o di abbassare la voce o di prendere posto, perché io che sono qui faccio fatica a sentire le parole dell'assessore e non vorrei essere costretto ad interromperlo di nuovo. Grazie. Mi ripeto, sotto il profilo civilistico, il mancato avverarsi dell'evento dedotto in convenzione, cioè il mancato utilizzo del finanziamento pubblico, comporta la perdita di efficacia ab origine, cioè fin dall'inizio della costituzione del diritto reale. Pertanto, noi riteniamo di dover, con la nostra delibera, annullare la delibera del Consiglio Comunale con cui nel 98 si è conferito alla società di costruzione il diritto di costruire, in quanto non si sono avverate le condizioni che costituivano tale diritto. Quindi, in presenza della caducazione della convenzione e di tutti gli atti susseguenti, Roma Capitale, con questa proposta di delibera, torna ex tunc ad essere ente pieno proprietario delle aree e per accessione di tutto ciò che nel tempo, da quella delibera ad oggi, sulle stesse è stato realizzato. Ciò comporta che, valutato l'interesse pubblico, dal momento che tali aree erano state acquisite al patrimonio del Comune di Roma o comunque espropriate con la finalità di realizzarvi degli interventi di edilizia economica e popolare, a questo punto, essendo stato questo la ragione per cui sono stati legittimati gli espropri, noi proponiamo che con questo annullamento di ritenere acquisite al patrimonio capitolino le porzioni immobiliari che fanno parte del complesso immobiliare realizzato dalle costruzioni edilizie europee, di attribuire la concessione del diritto di superficie delle singole porzioni immobiliari e relative pertinenze a favore degli originari e legittimi acquirenti e prenotatari, previa ovviamente la verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per essere titolari di alloggi ed edilizia residenziale pubblica, e di prevedere che con successivo provvedimento all'amministrazione capitolina si procederà a disciplinare la destinazione delle restanti porzioni immobiliari nel rispetto della finalità pubblica. Qual è la complicazione di questa delibera? Scusate. Abbiamo all'interno del piano di zona alcune persone che hanno acquistato la loro casa completamente. Abbiamo delle persone che sono acquirenti prenotatari e abbiamo degli alloggi vuoti. La complessità deriva
dà la possibilità di regolare tutte queste tre condizioni. Con l'annullamento della delibera ab origine, noi diciamo che rientriamo in possesso come Comune di Roma di quelle case, perché la società di costruzione edilizie europee, non avendo avuto accesso al finanziamento pubblico, di fatto non ha realizzato le case secondo le modalità previste dalla legge, e in una fase successiva il Comune di Roma, rientrato in proprietà delle porzioni immobiliari, regolerà diritto di superficie e quindi di tutte le singole porzioni immobiliari e delle relative pertinenze, ridistribuendole a favore degli originari e legittimi acquirenti, a favore dei prenotatari previa verifica dei processi e dei requisiti per l'accesso, per essere titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e alla vendita degli alloggi oggi non prenotati e vuoti. Io credo che sia importante questo passaggio, perché definisce un altro caso, diciamo, di specie all'interno di una situazione molto complessa, che è quella delle 167, di tutte l'edilizia dei piani di zona della periferia di Roma, nella quale stiamo via via verificando varie tipologie di irregolarità che stanno portando a una situazione critica che va affrontata nella sua, diciamo, integrale declinazione oggi, nel momento in cui, grazie a una commissione d'inchiesta aperta all'interno dell'amministrazione comunale, stiamo venendo a conoscenza di tutte una serie di illegittimi passaggi che sono avvenuti all'interno di alcuni di questi piani di zona. Ripeto, la delibera di Castelverde che presentiamo oggi è una delibera particolarmente complessa, perché verificava alcuni e diversi profili di illegittimità, non una semplice violazione degli atti convenzionali, ma proprio una, diciamo, irregolarità proprio all'origine dei sistemi pattizi che regolavano l'edificazione all'interno del piano di zona. Pertanto io vi chiedo oggi di approvare questa delibera, che pone un altro tassello all'interno di un quadro che piano piano stiamo definendo e che secondo me deve essere definito sempre a tutela dei cittadini, che oggi si vedono a volte espropriati di case che hanno già acquistato, pagato, spesso hanno pagato anche più del dovuto. E pertanto è necessario, e io credo che sia un dovere di questa amministrazione, ma non solo di questa amministrazione, di una situazione molto più complessa che dovrebbe riguardare anche, diciamo, la Regione e tutti gli enti che rispetto all'edilizia residenziale pubblica hanno delle responsabilità, muoversi insieme per ristabilire un quadro di legalità che negli ultimi anni troppo spesso abbiamo visto violato. Grazie.